Buongiorno ragazze, anche oggi faccio un po' di pulizia, voglio mettere a posto anche armadi perché è tutto un sottosopra. Adesso diamo una bella pulita, appendiamo tutto e metto tutte le cose un po' più in ordine, ecco. Allora, prima di tutto, adesso svuoto tutto questo qua, diamo una bella pulita. E dopo qua ci vuole mettere tutte le cose un po' più estive che uso tutti i giorni. Le metto qua. Vedete, ce l'ho ancora maglione qua che non mi serve adesso perché con 40 gradi maglioni secondo me non li usiamo. Bene, adesso tutte queste cose qua le trasferisco dall'altra parte dell'armadio. Allora, qua mi sono preparato un po' d'acqua con un po' di detersivo, do una spolverata veloce. Adesso incomincio a prendere la roba un po' più estiva qua. Ah, di solito in inverno le magliette manica corta le lascio piegate, ma d'estate le pendo, le stiro e le pendo. Ah, ieri sera comunque ho stirato, ragazze. Ieri sera, ieri pomeriggio ho stirato perché non sapevo più cosa mettermi. Intanto metto tutto qua che sono più comoda, dopo li mettiamo a posto. Adesso manica lunga, anche se siamo d'estate, però non mi rimetto tipo delle cosine del genere. Anche i maglioncini, li metto tutti lì sopra, anche se sono estivi, però non li usiamo adesso. I vestiti che sono proprio lunghi lunghi, li metto così. Thank you.
Allora, nell'armadio di Andrea invece c'è un casino. È un po' disordinato, anche lui. Un po' troppo. Adesso mettiamo a posto anche qua. Tutte queste cose qua le lascio lì sopra perché tanto non le uso. E i pantaloni lunghi neanche, li metto lì sopra. Qua ci appendiamo i pantaloncini, così è più comodo. Sono andata a recuperare qualche pinza per Andrea perché lui praticamente quando c'ha un pantalone appeso, una maglia appesa, lui la tira, cioè non è che prendi la gruccia e dopo prendi, no, la tira, cioè mi rompe tutte le grucce. Allora, alternativa, gli metto tutte le pinze così siamo sicuri che non rompe le grucce. Ed eccoci qua. Li ho messi tutti i pantaloncini qua, che così. Qua ci ho messo tutta la roba che adesso non la uso perché tanto c'è caldo. Il risultato è questo, ragazze. Adesso devo mettere a posto un'altra anta nel suo armadio. E anche qua c'è un casino. Adesso metto a posto anche qua. Una cosa inguardabile.
Ah, niente ragazzi, le ho lasciate il suo polo con i jeans. Tra l'altro, alcuni jeans, guardate, hanno ancora i cartellini attaccati. No, vabbè. E qua ci ho messo dei pantaloncini. Pantaloncini da casa, questi sono un po' più da uscire. Delle felpe, i pantaloni lunghi che adesso non le serve. Qua ci sono i costumi dentro quella borsa lì. Basta. Finché non c'è troppo caldo, voglio dare una pulita anche sul balcone perché l'altro giorno è venuto un vento, ci ha fatto un casino, ragazze. Ma niente, adesso devo ripulire tutto praticamente. Ci metto l'acqua e poi ci mettiamo un po' di acido gentile perché il balcone ci sono tutte le piastrelle bianche, va benissimo. Ecco. Thank you.
scopa elettrica, non so perché non si è caricata, non riesco a pulire. Ah, niente, ragazze, vado con lo Swiffer. Mi sono preparata un po' d'acqua con un po' di detersivo, adesso spolvero velocemente. Do una pulita veloce anche i pavimenti.
il bagno, ho dato una pulita con questo veloce. Dopo ci mettiamo anche. Lo avvisacco subito perché sennò questo spazzolino qua a usare questi detersivi qua diventa tutto giallo, l'ho notato, allora lo avvisacco subito. Ci metto due pastiglie anche di candeggina dentro, così si disinfetta più bene. Qua c'era rimasto un po' di detersivo intimo. L'ho lavato qua, c'è un profumo buonissimo, ragazze. Ecco, tanto c'è il T3, è anche disinfettante. Bene ragazzi, spero di avervi fatto la compagnia, il mio video finisce qui, adesso mi faccio la doccia e vado a lavorare. Ah, a proposito, ieri come ho fatto a stirare, ragazze, mi sono fatto la doccia con capelli bagnati, in slipper e reggiseno, ho stirato, perché con i capelli bagnati ti senti un po' più fresca. Se a qualcuno può aiutare, giustamente il video non ho ripreso, e niente, oggi, anche oggi c'è il caldo, però dovevo pulire, ragazze, c'è niente da fare. Niente, spero che il video vi è piaciuto, ci vediamo la prossima volta. Quelli che non sono ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, e se vi piace il video lasciatemi un like. E alla prossima, ciao ciao!